fu a Salso Maggiore nell'ottobre di 3 anni fa. C'era un bel sole come oggi qui al Grand Hotel des Termes a illuminare il salottino nel quale, all'ora fissa di quel giorno fisso, io aspettavo d'essere introdotta presso Margherita di Savoia. E dinanzi al balcone spalancato un gran sanguinare di vite vergine già tutta vermiglia. Quando fui avvertita che Margherita di Savoia mi avrebbe attesa, ebbi in verità la sensazione di chi, camminando in alta montagna, è preso dalla vertigine dello spazio e crede di mettere il piede nel vuoto. Una regina, quella regina. Io, come avrei fatto? Che cosa avrei detto? Un uscio si schiuse e io credetti fosse la sua dama di palazzo, la contessa Pesse di Villa Marina. Invece era lei, era la regina madre. Nella mia vita io non avevo mai veduta Margherita di Savoia. A Salso Maggiore, in questo stesso albergo, non m'era mai avvenuto nemmeno di trovarmi sul suo passaggio. Vero è che ben di rado ella lasciava le proprie stanze e soltanto per qualche corsa in automobile nelle ore di pieno sole, oppure per recarsi nella chiesa parrocchiale ad assistere alla celebrazione della Santa Messa. Ormai lontani gli anni in cui la regina era solita compiere passeggiate nella città termale, conversando cordialmente con ospiti e cittadinanza. Si racconta ad esempio che durante una di queste passeggiate si intrattenesse a cordiale colloquio con un'anziana salsese, certa Maria Rabboni, nota soprattutto per la sua travolgente passione per Casa Savoia. Costei, venditrice ambulante di cartoline e fogli da lettera, era nota anche per i frequenti bisticci con certi ragazzini, che erano soliti chiamarla con il soprannome, a lei molto sgradito, di Bigatta. Maria, eccentrica vecchietta, espose alla regina la sua particolare situazione finanziaria e i problemi dovuti alla sua tarda età. Margherita di Savoia promise il suo aiuto e si interessò effettivamente presso il comune, ottenendo poi che fosse esentata dal pagamento di ogni tributo legato alla sua attività. Della regina mi parla spesso al mattino la cameriera del mio piano, un'umile salsese dai capelli grigi, e non dice sua maestà, bensì la nostra maestà, con tanto affetto e tanta riverenza che quel nostro, cioè del popolo, diviene nella sua bocca un poema di gentilezza. Con gli occhi che le brillano per la commozione mi racconta della regina Margherita, ospite per molti anni a Salso, e mi descrive con grazia le bellezze artistiche del Grand Hotel des Termes e i cambiamenti subiti dalla sua costruzione fino a oggi. Mi confida che alla regina Margherita era riservato tutto il primo piano dell'albergo. Nell'appartamento reale, arredato con eleganza principesca, venivano posati ritratti di famiglia, mentre nel salotto in tutto il piano nobile, dove alloggiava anche il seguito, venivano esposte le insegne reali e sistemati bellissimi mazzi di fiori. Vengo anche a sapere che il Grand Hotel fu immaginato alla fine dell'Ottocento dall'ingegner Magnaghi, proprietario dell'omonimo stabilimento, e perseguito con ostinatezza dalla vedova Adelia Pavoni, che dopo la morte del marito operò per la costituzione di una società anonima, con il proposito di costruire un grandioso albergo e con l'ambizioso obiettivo di far entrare Salso Maggiore nel novero delle migliori città termali europee. Il maestoso complesso alberghiero nacque da un progetto dell'architetto Luigi Broggi,
che prese ispirazione dai più famosi alberghi europei, al fine di crearne uno veramente innovativo. Fu iniziato nel 1898 e inaugurato nel 1901. Ai primi del Novecento la nuova costruzione si presenta con una pianta a C, disposta su quattro piani, oltre quello terreno. Ai piani superiori, ai quali si può salire con un moderno e lussuoso ascensore, si trovano 300 camere d'alloggio, una parte delle quali riscaldate a vapore per la stagione invernale. Tutte dotate di luce elettrica e di un moderno ventilatore con speciale condotto d'aria fino al tetto. La facciata, senza alcuna pretesa architettonica, è caratterizzata da mattoni faccia a vista e lungo le cornici da fasce decorative a colori che marcano il sottogronda. Le decorazioni, interne ed esterne, sono opera del pittore milanese Gottardo Valentini. Mentre le inferriate della pensilina, della ringhiera e i ferri dei balconi sono stati realizzati dal valente artigiano milanese del ferro battuto, Alessandro Mazzucottelli. Nella pensilina si ripetono i motivi dipinti nei fregi dell'edificio, con motivi floreali dei garofani stilizzati a ventaglio e della margherita. L'area prospiciente l'ingresso, che si può raggiungere comodamente anche in automobile, è adorna di incantevoli aiuole, ingentilite con armoniche composizioni di fiori variopinti e contornate da ordinati vialetti invitanti l'ospite ad una sosta riposante o al passeggio. Piano terreno si trovano il grandioso atrio d'ingresso che dà accesso alla sala di musica, alla sala di lettura, alla sala di conversazione, alla sala fumeur. Non temere se la luna di lassù sorride sta a guardare. Alla sala da gioco e da un corpo di fabbrica speciale con grande cupola, la luminosa sala di table d'hôte, capace di 300 persone. Nel retro dello stabile, al piano terra, allo stesso livello delle sale da pranzo, si trova la spaziosa e attrezzata cucina. Ai piani è possibile fruire di un reparto balneare per le cure termali e di un servizio medico esercitato da illustri sanitari. Nello speciale reparto dei camerini da bagno e cure accessorie, costruite secondo le medesime tecniche praticate negli stabilimenti termali, l'acqua salso iodica prodotta dagli stessi pozzi che alimentano le terme Magnaghi è innalzata nelle vasche mediante un apposito macchinario. L'albergo è dotato di garage, di un grandioso bar e di una magnifica terrazza che si affaccia su un ampio parco, attrezzato con grandi campi da gioco per tennis su prato e altri sport. Nel sottotetto, pieno di aria e di luce, è collocato tutto il quartiere per il numeroso personale di servizio. Nel sotterraneo, la lavanderia a vapore, la stireria, gli apparecchi di disinfezione per la biancheria da camera e per quella personale dei bagnanti, i magazzini e tutti i macchinari. L'esercizio dell'albergo è affidato al famoso albergatore signor Rizzo,
già proprietario dell'albergo Ritz di Parigi, che si avvale della collaborazione del celebrato cuoco francese Escoffier. Dopo pochi anni l'albergo è acquistato dal barone Pfeiffer d'Altisoffen, a sua volta proprietario dell'Hotel Excelsior di Roma e del Grand Hotel National di Lucerna, in società con lo stesso Ritz. Quel Cesare Ritz, di origini svizzere, conosciuto anche come re degli albergatori e albergatore dei re, che aveva debuttato nella carriera alberghiera all'età di 13 anni, come sguattero all'albergo Corona di Briga, e che bruciando le tappe di una luminosa carriera sarebbe diventato in pochi anni il proprietario di alcuni tra i più grandi alberghi sparsi un po' in tutta Europa. Ritz vuole accanto a sé Monsieur Escoffier, col quale aveva già collaborato, certo che sia sufficiente la sua fama per richiamare a salso clienti facoltosi da tutto il mondo. È anche per merito di questo grande chef, prosegue con orgoglio il suo racconto la mia cameriera, se alla scuola del Grand Hotel ebbero l'opportunità di formarsi alcuni fra quei grandi cuochi che si sarebbero negli anni a venire distinti nelle cucine dei migliori alberghi d'Europa. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, il Grand Hotel è ceduto alla società anonima Grandi Alberghi di Salsomaggiore, proprietaria anche del Milano e del Central Bagni, che ha come consigliere d'amministrazione Riccardo Ferrario, al quale è assegnata anche la direzione dell'albergo. Per rilanciare l'albergo, prosegue nel racconto l'umile cameriera, tra il 1924 e il 1927 gli architetti Beretta e Giusti, il pittore Galileo Chini e l'imprenditore ingegnere Arturo Fonio, già artefici della costruzione dei Berzieri, sono chiamati per migliorarne l'aspetto e i servizi. A questo punto, dimostrando un fine senso estetico e una vivace sensibilità artistica, devo dire con mio grande stupore, trattandosi di una semplice cameriera, la mia amabile amica continua descrivendomi con fervore tutte le bellezze architettoniche e artistiche delle nuove opere realizzate. Mi parla così del salone muresco, della taverna rossa, del loggiato nel retro sul parco. Mi descrive l'hotel nel suo insieme, esprimendone una visione fantastica e meravigliosa, evocante colori e atmosfere d'Oriente. Ogni ambiente, mi dice, è pensato con un colore dominante: il giallo per la sala moresca, il rosso per la taverna e il blu per la veranda. Il soffitto della sala da pranzo è decorato da Chini con azzurre vastità di cieli e con composizioni allegoriche che hanno però purtroppo sacrificato il precedente intervento di Gottardo Valentini, di cui ora restano visibili solo i fregi pittorici esterni. Dalla hall d'entrata dell'albergo, ora migliorata con impianti telefonici, telegrafo e bureau, si accede al grandioso salone di stile moresco.
il salone, tutto oro e stucchi, è ammobiliato con inimitabile arte e decorato con temi pittorici che richiamano uccelli, pesci, alberi esotici, visioni fantastiche di paesaggi superbi, tutto illuminato dalla luce diffusa di centinaia di lampade nascoste dalle sagome e dai rosoni. Il Chini, mi fa poi notare, ha superato se stesso nella taverna rossa, alla quale si discende dal salone moresco. Rielaborando in parte gli stessi accostamenti cromatici e le stesse fantasie che hanno ispirato gli affreschi della sua villa, ha rivestito il soffitto e le pareti di legno rosso e decorato i vetri con il motivo dei pesci, suscitando l'impressione di essere immersi in un acquario. L'artista ha inoltre impreziosito la sala con stupende decorazioni, che assumono grande risalto dal contrasto con i suggestivi sfondi color rosso vermiglio e oro. Per l'occasione, il pittore ha lasciato anche una dedica murale all'amministratore della società. Questa risata di colore dedico a Riccardo Ferrario. Durante la costruzione sono intervenuti, come per lo stabilimento Berzieri, le fornaci di Borgo San Lorenzo per i vetri, quelle di Antonio Veronesi per la cupola del Grande Lucernario, il mobiliere Franco Spicciani di Lucca per gli arredi e per i lampadari, e l'artista Salvatore Aloisi per gli stucchi e le sculture. La lungimirante perspicacia dell'ingegner Magnaghi, la tenacia e il coraggio della moglie Adelia Pavoni, l'abilità di Cesare Riz e la successiva intraprendenza di Riccardo Ferrario hanno portato nel volgere di pochi anni Salso Maggiore e il Grand Hotel des Termes ad essere la meta ambita della borghesia e della nobiltà mondiale. E mi ricorda la cameriera, non senza un velo di commozione, per molti anni soggiorno estivo della regina Margherita di Savoia. L'arrivo della regina Salso Maggiore veniva annunciato ufficialmente al sindaco dall'incaricato per le pubbliche relazioni, il cavaliere d'onore di Sua Maestà. Il sindaco rispondeva esprimendo il gaudio dei salsesi per l'arrivo dell'illustre ospite. Per l'occasione in municipio si mettevano a punto tutte le manifestazioni in programma, si risistemava e si addobbava il paese e si controllava il funzionamento delle lampade che dovevano rischiarare a giorno, per tutta la durata del soggiorno, la piazza Vittorio Emanuele II, sede del comune. L'arrivo e l'ingresso della regina al Grand Hotel era sempre accompagnato da un folto pubblico che gremiva il piazzale antistante l'albergo. È a questo punto che la piacevole conversazione con la mia cortese amica mi riporta con la memoria all'ottobre di 3 anni fa, quando in questo stesso albergo davanti a me un uscio si schiuse e dopo un attimo di smarrimento vidi apparire lei.
Margherita di Savoia, che come in un improbabile sogno si avvicinava alla mia persona. Davanti a lei, così semplice, così monda, svaniva come per incanto il turbamento in me plebea di trovarmi dinanzi a una sovrana. La distanza sembrava abolita, oppure di un'altra qualità, che io in quel momento non riuscivo a spiegare, ma mi rendeva migliore a me stessa. La regina madre, sorridente, un po' curva, mi tendeva la mano. Baciai quella mano candida, che quasi non si distingueva dalle finissime trine cadenti sul polso. E dietro i passi della regina entrai nel vasto salone attivo. Ho scritto passi, ma per errore. Margherita di Savoia, per giungere alla sua poltrona presso un tavolo smagliante di fiori, aveva, o mi parve, sorvolato sul terreno, come le fate delle favole o le apparizioni dei sogni. Il fastoso lusso del salone d'albergo di stile impero, giallo, bianco e oro, veniva corretto, ingentilito dalla sua presenza immateriale, più d'anima che di corpo. Dolce era la voce di Margherita, un po' velata, e somigliava ai suoi occhi. Voce e sguardo lievissimi all'anima. Più di un'ora durò il colloquio. Della vita artistica del nostro e di altri paesi, Margherita parlò con larghezza e profondità di conoscenza, con sereno giudizio, con singolare gioventù di spirito. Venne poi a parlare della guerra, e il viso le si tramutò, e col viso la voce. E più ancora si commosse ragionando sulle ultime fortune della pace. E ad essa associò con tenerezza che aveva qualcosa di singolarmente materno e con orgoglio il nome di Benito Mussolini. L'uomo dell'Italia, così disse Margherita di Savoia. Conversammo alla fine di cose religiose di Dio. Ella nominò Sant'Agostino. Io le parlai della mia santa, Caterina Benincasa. E le ridissi di costei la popolare frase che è mio conforto e mia giaculatoria nelle ore difficili. Bisogna sentire tra le spine l'odore della rosa prossima ad aprirsi. Dolcissimo fu il congedo. Mentre io mi rialzavo dopo averle di nuovo baciata la mano, si chinò su di me e mi baciò sul volto. Non vedremo più la regina madre al Grand Hotel di Salso Maggiore. Margherita di Savoia riposa ora nel Pantheon. E io sento dentro di me il suo bacio fiorire come la rosa di Santa Caterina. Thank you.
grande forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuor, povero amor. Forse te ne andrai, d'altre donne le carezze cercherai, ahimè, e se tornerai già sferito ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli, finché viva sarà vivo in me solo per te.